Buon ritrovati qui sul canale di Sismi, ragazzi. Ben ritrovati in questo nuovo video, signori. Siamo tornati con la carriera. Pensate un po'. Ebbene sì, anche la carriera ogni tanto a video. Abbiamo questa bellissima transizione, la prendo sempre da Twitch, così la vedete anche voi qui su YouTube. Sapete cosa vi perdete non essendo su Twitch. E visto che siamo in tema di cosa vi potete perdere su Twitch, vi lascio questa fantasmagorica clip. Daddy, dove sei? Where are you? I need you. Wow! Beh. Ecco, ora che vi siete visti proprio la creme della creme di NBA 2K che vi perdete se non venite a fare un salto su Twitch, il mio canale è in descrizione, siamo pronti per la trattativa contratto di livello 5 con la Gatorade, perché siamo arrivati a svariati milioni di follower. Allora, controfferta. Oddio, ma mi danno il massimo dei soldi. Fra? Ah, che figata. Ok, ho fatto una controfferta per assolutamente niente. A posto. Mi vado a scegliere questi 5 incentivi qui. Triple doppio, doppio doppio, 20 più 10 con ribalzi assist e migliore in campo. Praticamente le facciamo ogni partita, almeno 2-3 di questi li facciamo sempre. Poi tra l'altro questi includono questo, come vedete, quindi credo sia meglio. Non mi arrisco per le triple, gli alley-oop che non li faccio mai, i canestri allo scadere che li faccio raramente. Mi prendo queste qua che sono più sicure. Conferma, ok, perfetto. Abbiamo raggiunto i 5 milioni di fans. Perfetto, con questi nuovi incentivi andiamo a giocare una sfida diretta nella casa di LeBron James e dei suoi Los Angeles Lakers, signori. Jay Altropero contro LeBron James, let's go. Ci siamo, ragazzi, pronti per la palla 2. Lo scontro diretto è molto interessante. Record negativo in carriera per Luke Walton, non è molto entusiasmante. Vi ricordo che c'è anche Corey Harris, il nostro amico della storia della My Career di inizio gioco. LeBron, Kuzma, Lonzo Ball e il centro, sinceramente non me lo ricordo. Noi siamo i classici Philadelphia 76ers. Tra l'altro non ci marca LeBron, e quindi io andrei subito a stuprare in post basso il mio amico Corey Harris, che tanto amico è. Ma quando si gioca contro, fanculo gli amici, ti facciamo un culo come una capanna. Ouch, la stoppata su LeBron. La stoppatina su LeBron. E arriva JJ dentro per Saric. Gran contropiede, appoggio sbagliato però. Mi ha dato l'assist. Ah, bella per Joel Embiid allora. Col mezzo fadeaway dal post. Torniamo sotto di uno perché Corey Harris, dopo il nostro canestro che gli avevamo messo in faccia, si è incazzato e ha segnato tipo tutti i canestri che ha preso. Vediamo se è compreso questo. Bella difesa di Saric. Ball, figurati se sbaglia. Vai a casa, va. Due stoppate su LeBron in 4 minuti. Non so perché fa sti tiretti qua, non me lo chiedete, io mi gaso lo stesso solo per il nome che ha sulla maglia. Qua è una gran bella palla, però, ecco. Dio, che penetrazione strana, che rilascio stranissimo, ma sesto punto per noi. Dentro, ma non tanto con la moto, qua più di finezza, 15-13. Ho capito, come faccio a marcarlo allora? Beccati qua, terza stoppata, poi la riprende. Vabbè, niente da fare. Vola il primo tiro libero, pareggiamo a quota 21. In questo primo quarto una spettacolare partita. C'è il ritorno di Jeremy Lin a Los Angeles. C'è quello lì che dovrebbe essere Bonga, non ho mai capito. 8 punti per noi. Sì, ciao belli, col solita finta sul blocco, 12° punto per noi. Olè, rivediamola, anche se era una schiacciata da warm up, praticamente. Let's go. Così, va benissima. 9, 2, 4, 15 per noi, adesso attivo pure l'impeto. Ci avevo creduto tantissimo, mannaggia a me. Un gran primo quarto lo stesso contro i Lakers di LeBron. Si riparte nel secondo quarto, abbiamo ancora l'impeto. Cerchiamo di sfruttarlo da vedere dopo quel brivido in cui speravo di segnare da centrocampo. Guarda, no, non abbiamo preso canestro.
Easy. Easy anche rilasciandola male. Easy anche rilasciandola male. Vorrei festeggiare. Oh, eccolo qua. Con la dub dopo. Quello di Abusele. 3-2. 2-6, però mi sa che appena usciremo prenderemo un po' un'imbarcata, perché sto mandando completamente avanti la squadra, più del solito addirittura. Oddio, che azione orribile. Terzo assist per noi, Gelone appoggia. Più 3 ancora, non ci hanno ancora cambiato però. Sì, back to back assist per Gioele. Questa è molto più spettacolare. Let's go, molto bello. Fammela rivedere, oh sì, oh sì. E adesso schiaccio io. Però almeno riprendiamo il rimbalzo. Oh, stiamo viaggiando a delle medie mostruose in questa partita. E riportiamo i six su più 7. Niente. In the zone. Completamente in the zone. E non ho neanche l'impeto acceso. Più 8. Ho paura veramente quando dovremo uscire. Funziona questo alto basso, blocchetto che esco, stuc sotto canestro e appoggino. Oddio, roba che andava dentro pure questo. Mamma mia, stavo pure per sbagliare il libero da quanto sono gasato per questa prestazione. 2 su 2 liberi sarebbero 27 con 4 minuti rimasti sul cronometro del primo tempo. Sì, ecco, una partitina interessante. No, ragazzi, sono stufo. Lanciamo l'hashtag nei commenti per cortesia. Trofeo Defensive Player of the Year. Ci fanno uscire finalmente, perché stiamo imbarazzando i Lakers per le nostre stoppate. Cioè, sembriamo tipo, non lo so, Bill Russell, 5 stoppate in un tempo. Vabbè, vediamo come finisce il primo tempo. 5-9-5-4 Philadelphia. Meritatissimo vantaggio da parte mia, perché giusta l'intervista, me la merito. Appena ricominciato il secondo tempo, le nostre medie fanno paura. Siamo quasi lì per una quadrupla doppia, che ovviamente non faremo, cioè non mi sto neanche illudendo. Cerchiamo di marcare LeBron il più possibile. Non si mette in post basso perché ha capito la lezione, mi ha lasciato letteralmente sul posto. Bene. Pericolosissima, ma arriva a bersaglio questa palla del nostro settimo assist, ancora più 4. Ragazzi, una delle più belle partite che abbia giocato nella carriera questi 2 anni. Niente, vabbè. Ho capito, però non mi fa l'animazione. Come faccio a fermarlo io, Dio santo? Sì, lasciami qua col dropster, ci penso io a togliermi le castagne dal fuoco. 29esimo punto, torniamo a più 3, partita tra l'altro equilibratissima. Vai col rimbalzo, un errore un po' gratuito bisogna dire di Kuzma, non mi fido troppo di Simmons, ma se taglia mi fido. Il suo classico gancetto attivato puramente a caso, grazie a Dio va dentro, ci regala un nuovo più 2 e l'ottavo assist. Proprio quello che avevo in mente. Non ero fiducioso che lo facessero, però ho detto, vediamo se magari Covington taglia, visto che skippano il blocco, cioè vengono sopra il blocco e quando io la palla non lo fa da solo, se no gliela passerei direttamente io. Bravissimi, ancora canestro del più 5. Tyrico for free, nono assist per noi, let's go, massimo vantaggio, più 8. Mamma, che difesa. Punisci JR, chi se ne frega del cronometro, me la sentivo, andiamo a mettere pompa del 14, parzialone in finale di terzo quarto, 37 per noi, siamo un attimo fermati nel terzo quarto, ma mantenere le medie degli altri due era qualcosa di vergognoso, non tira Covid, ma va benissimo così, 87 punti segnati contro i Lakers, sembrano i Lakers della realtà, LeBron James seduto in panchina arrabbiato. Gran taglio dietro per iniziare il quarto quarto. Funzionano sempre questi. Non importa, ti può mancare anche Dennis Rodman, che tanto sono talmente rotti quest'anno i tagli che funzionano sempre. Là per il quarantello, è quasi 20, 13 su 23, 23 tiri, 41 punti, vuol dire tanta robetta. Dentro lì Muscala, dentro lì per la doppia coi 10 assist, come gli incentivi richiedevano della Gator. E adesso, ragazzi,
visto che forse per la partita abbiamo già dato il nostro punto decisivo, voglio fare i due rimbalzi che ci mancano per la tripla doppia. Faccio sto pate oggi, manco fossi un rim protector. Sì, sì, ma te ne dovrei passare. Vabbè, vabbè. End one contro LeBron. Adesso mi attivo pure l'impeto. Se c'era un altro, chiaramente la passava Ben Simmons. Ma lì Ben Simmons se ne faceva assolutamente niente. Cioè, veramente una partita ai limiti dell'impossibile. Anche per la difficoltà Hall of Fame della 2K. So, a mio parere, signor arbitro, era pure fallo questo. Devo essere sincero. Devo essere proprio sincero perché mi ha toccato da dietro la schiena. Però vabbè, finisce l'impeto, mettiamo a referto questi due punti. Ci manca ancora quel fatidico rimbalzo che già vedo mi trollerà e non riusciremo a prenderlo. Però noi ovviamente ci proviamo. Sì, sì, Joelone. Sì, Joelone. Ma no, rovinarti la partita per sta coglionata. Però prendi... ma dai, quarta palla persa, ma non serviva assolutamente. Sì, eccola qua. Oh, almeno questo sassolino me lo sono tolto dalla scarpa. Adesso mi prendo pure questa tripla qua, l'ho rilasciata male. E Cristo santo, sono ghiacciato adesso perché ho perso un pallone, sbagliato due tiri di fila. E sono ghiacciato. O c'è non farci rimontare, no vabbè, non c'è tempo. Intanto, tripla doppia da 46 punti. Vediamo se riusciamo a farla diventare di 50, che sarebbe molto figo. Lì per Joel, ovviamente mi raddoppiano viste le mie statistiche, ma non serve se difendete così male sul pick and roll. Affondata con la mano destra per lui, 12° assist, partita bella che è andata. Ci cambio ragazzi, devo dire, sì, finisce qua. Mi dispiace leggermente perché ero quasi tentato di sciacallare gli ultimi due punti per fare la tripla doppia col cinquantello, ma alla fin fine chi se ne frega. 113-96, dominio totale e incontrastato contro LeBron. Abbiamo fatto 7 stoppate, carirai, una partita allucinante a 3 stoppate dalla quadrupla doppia. Signori, mentre andiamo a sederci e probabilmente poi a farci la doccia, spero ce la faremo ogni tanto tra queste partite, anche se non si vede mai, ovviamente si scherza. Spero che questo videone vi sia piaciuto, mi è proprio gasato questa partita, le cifre parlano abbastanza da sole. Lasciatemi un mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi al canale, mi raccomando, anche il canale Twitch in descrizione, la mail per le clip per fare la top 10, sapete già tutto, e ci rivediamo domani con un nuovo video. Bella!